La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero. Equi in bar Oliena. Un imposto Zieri di Letizia De Monte. Passeggiata a cavallo, maneggia la cinta San Teodoro. First place, I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. A prescindere dal raglio, e semmai ce ne fosse stato bisogno, conferma ancora una volta tutte le sue qualità, siglando da gran cavallo il Memory al Nino Maciocco, interpretato da Antonello Fadda. Il favorito al betting, Asso Nero, ha provato con la sua tattica di corsa a sorprendere gli avversari, impostando a proprio piacimento i parziali iniziali, seguito da Resta e Tulesu. Dopo una prima fase di studio, a raglio si porta ai fianchi del battistrada. Asso Nero, pungolato dal rivale, tenta lo strappo nell'ultima piegata, ma l'ingresso in retta finale è braccato dal raglio, con Fadda che mette mano alla frusta per far progredire l'allievo di Antonio Cotu, che si distende in una bella progressione tagliando per primo il traguardo per i nuovi colori. Assonera conclusa al secondo difendendosi da uno scordinato, seppur positivo, a Resta e Tulesu. Al quarto giungeva Aurea. Per il figlio di Distant Way, Rossa arriva alla quarta vittoria stagionale su 9 corse disputate, dimostrazione della solidità fisica di questo soggetto, il miglior anglo-arabo di 3 anni per numero di vittorie somme vinte in Italia. A fine corsa le parole del fantino Antonello Fadda e del preparatore matutino Massimo Marcialis. Lella Fadda, prima vittoria qua a Sassari con Arraio. Ti sei un po' riscattato quel Gran Premio, un po' sfortunato. Il Gran Premio è stato sfortunato, ma va un po' di meno su questa pista, però c'è un altro motore. Ci siamo accorti addirittura quando l'hai richiesto, ti ha risposto alla grande. Benissimo, benissimo. Tattica di corsa è sempre questa, secondo te. Ma si deve ingambare un attimino, poi viene su da solo, non c'è bisogno di. Devi solo sostenerlo. Ok, Lello, Grazie. sintetico, ma è giusto, per Arraio è così. Complimenti. Grazie. Massimo Marcialis, Morning Jockey di Arraio, Sì. vostro pupillo un po' tutta la stagione. Sì, è un buon cavallo. Ha toppato qualche corsa, magari per le sgabbiate male. Oggi è partito bene, insomma, si è messo subito sulle punte. Pochi partenti, si è messo subito in corsa. E ha dimostrato di essere forse uno dei crack a fondo inglese che abbiamo in Sardegna. Certo, l'ha dimostrato in tante occasioni, soprattutto il Gran Premio sfortunato rimane un Sì, rammarico. vabbè, è caduta un cavallo avanti, ha perso posizioni, poi finisce secondo alla fine. Peccato, lì c'è rimasto un po' qua. Sì, anche a Lello nell'intervista l'ha siamo ribadito. contenti perché il cavallo è stato venduto, ha cambiato il proprietario E ha colpito ha subito. colpito subito, siamo molto contenti per questo. Beh, quando uno compra e vince, è un vuol acquisto dire giusto. che ha visto giusto. Ok, Massimo, complimenti a tutto il team. Grazie. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.